Buongiorno, oggi prova generale per il primo concorso di missione delle paludi. L'avete vista, l'abbiamo vista già lavorare molto spesso. C'è il percorso montato con i numeri, c'è il traguardo di partenza, il traguardo d'arrivo. Ci sono due linee, di cui una di tre tempi e una spezzata di sei tempi corti. Non ho messo la gabbia. Ho lavorato moltissimo sulla gabbia e voluto non aver messo la gabbia perché comunque è un ostacolo non semplicissimo. Siccome la prova generale non voglio creare tensione, ho messo un percorso di 13 ostacoli con fosso, riviera, percorso molto lungo. Faremo assieme la revisione del percorso, poi farò qualche salto di prova e poi l'ultimo percorso prima della gara. Vale. Voglio fare una piccola verifica e poi lasciare. Oggi è domenica, 4 giorni di tranquillità, di lavoro in piano, con il primo concorso di 3 giorni, sarà prima la warm up il venerdì, poi il sabato il concorso. Adesso lascio il cavallo al mio collaboratore Goldi, Kumar Harish, e facciamo assieme la revisione del percorso. Grazie. Ok, adesso un momento molto importante, sia per me, che sono il cavaliere, sia per l'eventuale allievo, la revisione del percorso. Revisione del percorso che molto spesso viene sottovalutata, ma io ho l'abitudine di costruire un percorso con partenza, arrivo, a differenza di quello che vedete nei concorsi. Io per un cavallo giovane o un allievo ho messo il piede, nei concorsi i cavalli giovani si vede. Anche se l'avvicinamento non è perfetto, così il cavallo vede la profondità ed è molto d'aiuto. Io consiglio sempre, siccome il numero 2 è a sinistra, di partire a mano destra, ma c'è poco spazio destra. Dunque io direi, per il cavallo giovane o per l'allievo più piccolo, è meglio partire a mano a sinistra perché c'è molto più spazio. Dunque abbastanza spazio per partire, in modo che uno prenda la velocità, e poi l'idea è che una volta che sia presa la velocità corretta, che uno rimanga in un galoppo regolare. Poi lo so, non è facile perché ognuno di noi vorrebbe vedere la distanza, non è sempre facile. Con un cavallo giovane non è semplicissimo, però in genere il cavallo giovane viene montato da un cavaliere esperto, dunque ha più soluzioni. Ok, ho messo un percorso di 13 ostacoli. 13 ostacoli perché? Perché lo voglio più lungo di quello che sarà in concorso, che voglio abituare il mio cavallo a fare qualcosina in più di quello che sarà l'eventuale percorso, perché in concorso è un posto nuovo, è la prima volta che questa cavalla va in un concorso, sono 3 giorni di fila e può darsi stanchi. Dunque, come noi, quando c'è un'emozione nuova ci stanchiamo. Dunque revisione del percorso, salto numero 1 è leggermente invitante, c'è molto piede, c'è abbastanza spazio, poi c'è anche abbastanza spazio. Allora è voluto che dopo il salto ci sia tantissimo spazio perché c'è tempo per rimettere ordine. Dunque molto spesso il cavallo si riceve il galoppo sbagliato o dopo il salto accelera. La cosa che per me è molto importante è che il cavallo venga rimesso in equilibrio. Dunque col cavallo giovane non andiamo a cercarsi una cosa complicata, facciamo una transizione al trotto e ripartiamo al galoppo. Questo vale anche per l'allievo. Molto spesso uno si fa prendere dall'emozione e tende a voler finire il percorso in fretta. Dunque, primo compito è verificare se il galoppo è giusto, così uno non pensa già subito al secondo salto, perché uno quando entra in campo, siccome il grande nemico di chi va in campo è la componente emotiva. Dunque cercate di fare dei compiti, saltare, di mettere in ordine e poi solo pensare, dopo che avete rimesso ordine, avete rimesso il vostro cavallo al trotto, al secondo ostacolo. Rimetto l'altro trotto prima della curva, l'ideale, però se non si riesce, o se è il galoppo giusto, solo verificare se il cavallo è agli ordini, poi continuare per il numero 2-3. Numero 2-3 non è una girata semplicissima, dunque quello che io consiglio è di non andare troppo forte, è una linea di 3 tempi di galoppo. Quando una linea è già misurata ed è già tutto preparato, l'unica cosa che bisogna fare è entrare bene.
qui una girata stretta, dunque non bisogna aver fretta di girare, una volta che avete girato siete ben al centro dei due salti, si salta il primo salto, poi 1, 2, 3 il secondo salto, poi c'è un po' di tempo, in fondo c'è un po' di tempo, dunque cercate di usare tutto lo spazio e non girare subito, da tutto lo spazio. Se il cavallo si è ricevuto al galoppo giusto è più semplice, si continua, si gira, ci si allarga per il numero 4, che è il fosso. La girata è stretta e i 14 metri potrebbe essere leggermente corta. L'idea è che non c'è abbastanza spazio per prendere un buon galoppo, quello l'ho messo un pochettino più corto, anche perché la cavalla ha una grandissima azione, dunque potrebbe venirvi corto. L'idea è di girare e aspettare, si salta tre tempi, poi dopo si riprende, più andate là più la curva diventa complicata. L'idea è qua di girare qua, c'è abbastanza spazio, se il cavallo non è agli ordini girate comunque, ma cercate di rallentarlo un po'. E poi quello che bisogna fare dopo aver ripreso, andare al trotto, l'importante è che il cavallo dopo il salto rallenti, che ci sia un attimo di calma, poi si riprepara e si riparte, si cerca di ritornare al galoppo iniziale. Numero 4, ostacolo che troviamo sì nei cavalli giovani ma non all'inizio, è un verticale su fosso. Ho sempre ripetuto la stessa cosa, si salta, siccome c'è abbastanza spazio, perché il numero 5 è quello bianco e blu lì, se il cavallo non rientra subito potete anche lasciarlo continuare, non fate azioni troppo severe, la curva lo rallenta. Dunque qui disegnare bene, 5, ostacolo abbastanza profondo, un pochettino più di piede in modo che il cavallo viene facilitato. Dopo il numero 5 è una girata non semplicissima, si potrebbe girare sia dopo il numero 8 che prima del numero 8. Io preferirei girare prima del numero 8 per il semplice fatto che si arriva meglio. Dunque l'idea è qui rallentare, andare dritto più in fondo e poi girare prima. Si può girare dietro, però dietro si arriva leggermente in diagonale. L'idea è ideale girare davanti e poi fare il numero 6. E poi si gira la stessa cosa che vi ho detto il numero 4. Se per caso il cavallo vi scappa un pochettino, avete comunque tutto il tempo di lasciarlo andare dritto fino in fondo e girata. Qui ho preparato una linea spezzata, la linea con i colori italiani, Oxer l'ho messo leggermente invitante con il piede, ma anche un cancellino che aiuta il cavallo a vedere la profondità e soprattutto il cavallo giovane a stare un po' più lontano dal salto. Perché è invitante? Perché è la prima linea un po' più complicata, iniziare ad insegnare al cavallo a rientrare, che è la cosa più difficile per il cavallo giovane o degli allievi inesperti, però è più difficile per il cavallo giovane perché in genere l'allievo inesperto monta un cavallo esperto. Dunque 7-8 sono 8 tempi corti, poi c'è molto spazio, un attimo di respiro, numero 9 sul lato corto, cancello aiuta un po' di più, forse il cavallo giovane guarda ma è a casa sua, dunque gli viene più facile. 9, entrare bene nell'angolo, andare davanti alla tribuna della giuria. 10, questo Oxer qua, barriere pari che è un po' più complicato, e poi si prosegue, si gira dietro qui le palle, c'è poco spazio, dunque l'idea è qui di rallentare o rallentare. Una volta che avete girato risolvere in avanti, linea destra, gamba esterna e via in avanti. Poi rallentare un pochettino, possiamo anche terminare qui il percorso, però io ho aggiunto anche andare bene nell'angolo, tornare indietro, riviera i 2,5 metri e poi ultimo salto, il numero 10 al contrario. Io direi che possiamo anche fermarci dopo la riviera, che 12 ostacoli per un cavallo di 4 anni può essere sufficiente. Con l'ultimo salto ci si allarga bene. Si passa davanti al numero 8, sì, lo faccio con un 4 anni, però come non è un salto difficile, abituati a saltare la linea. Io direi che come spiegazione può essere sufficiente. Se avete delle domande, anche perché questo secondo me è un argomento importante, mi scrivete pure mario.verevi@gmail.com o in direct su Instagram. Grazie e buona continuazione.